Buonasera a tutti e benvenuti a questo appuntamento speciale del nostro workout. Normalmente io faccio l'alta intensità fatta sotto forma di High Intensity Foreign Gym e Tabata. Oggi è Endurance High Intensity, quindi tanta roba, due giri, è un circuito moltiplicato 2, quindi step sul posto, riscaldamento. Forza! Dopo vi insegnerò quello che dovremmo fare in soli 2 minuti. Dopodiché si parte, ok? Laterale, oh! Quattro. Avanti. Forza, mano aperta, sempre saltello, su, quattro, tre, due, uno, quattro, tre, due, raddoppia, uno. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ginocchio verso l'opposto gomito. Scalda, scalda, scalda. Cambio e 1. Facile, facile, ci riscaldiamo per bene. 3. 2, calciata qua. Muovi anche le braccia. 3, 2, 1. Andiamo qua. Palmo verso l'alto. Ok? Accosciata, mi siedo. Pronti? 3, 2. Su, le mani su, giù col cu gluteo. Vai, destro. Raddoppio e 1, 2, 3, 4, forza. Sinistro e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, raddoppia e 1, 2, 4, 3, 2, step e jab. Raddoppia, via. Dai. 4, 3, 2, 1. Ok. Parte dei 2 minuti precarico, dove vi spiego tutto. Dovete essere rapidi, perché finito l'esercizio, che dura 1 minuto intero, dovete essere bravi a non bruciare completamente l'energia. Stiamo con lo step sul posto, ok? E ascoltate. Gli esercizi sono a sorpresa, almeno fino alla fine del primo giro. All'inizio del secondo sapete già di che morte dovete morire. Ma tutti a sorpresa, quindi 1 minuto, altissima intensità, in realtà ridotta rispetto a un Tabata, ok? 20 secondi per cambiare esercizio. Rimaniamo step sul posto, non dobbiamo fermarci, eh? Volete sapere qual è il primo esercizio? Non ve lo dico. Ok, riscaldiamo un po' anche ancora le spalle. Stiamo qua sempre in step laterali. Ok, quindi cosa è fondamentale in questo minuto? Dare tutto, ma non morire al 30° secondo. È chiaro?
vorrei un minuto dilazionato, cioè diluito, una fatica diluita in un minuto. 40 secondi avanti e siamo pronti a partire. Quando mancheranno 20 secondi saprete qual è il primo esercizio. Pronti? Cambia avanti e lato. Il primo esercizio, schiena a terra, si chiama crunch. Chi lo conosce? Un minuto di crunch, quindi si parte, fletto il busto sul bacino, gomiti stretti, 5, 4, 3, 2, 1, un minuto è partito, via, forza, più crunch possibili in un minuto, forza, forza, si possono arrivare a fare anche 70 crunch in un minuto, quindi regoliamoci. Andiamo, mi raccomando, fondamentale staccare bene le spalle da terra, appoggiare bene i piedi a terra, ok, riappoggiare le scapole a terra e staccarle. Quindi sono due movimenti, due parti di movimento, mancano ancora 26 secondi, deve bruciare, brucia, brucia, ritmo, 1, 2, 3, 4, 5, dai, forza, dai, 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 chiudi, 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 10 secondi alla fine di questo minuto. Il workout dura tanto oggi, endurance, endurance, 3, 2, 1, recupera. Prossimo esercizio, plank squat, quindi dalla posizione con le mani a terra, quindi una posizione di plank ma con le braccia distese, andiamo a caricare indietro, facciamo lo squat, 5, 4, 3, 2, 1, via, siamo partiti, forza, un minuto, quanti squat, 60? Non credo, però ci proviamo, partiamo. Quindi guardatemi anche sulla telecamera laterale, fondamentale arrivare in posizione di push up, torno indietro con le gambe abbastanza aperte e spingo, 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 le ginocchia sfiorano il terreno, sfioro il terreno con le ginocchia quando scendo giù in squat e spingo ancora 30 secondi, oggi è resistenza, mi raccomando il gluteo deve stare basso, vedi? Vedi? Lo so, oggi abbiamo scelto un bel allenamento di resistenza, quindi 12, 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1, stop. Adesso qua vi voglio vedere, andiamo in piedi, respira. Vedete, l'intensità è ridotta rispetto al solito Tabata che facciamo, quindi l'esercizio è 7, 6, 5, svegli, 4, 3, 2, 1, squat isometrico, massima accosciata, via, un minuto, e qua che resiste, forza, mi raccomando, vedete che questa era, per me è la massima accosciata, ok, le ginocchia mai così, quindi non stacco mai i piedi, visto di fermi male, non, ma non stacco mai neanche le punte, sto fermo, raddrizzo la schiena, ok, qui, rimango, resto, 30 secondi solo, sentite qua, questa bella zona qua, tutta la coscia vicino al ginocchio dove si inserisce il quadricipite femorale, ok, quindi stiamo qua, qui, mani avanti, forza, guida, guida la macchina, 15 secondi, respira, no, 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 non è possibile, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, adesso ti riposi, forza e coraggio, resistenza, prossimo esercizio, schiena a terra, crunch flessione laterale, andiamo giù, piedi per terra, bene in appoggio, la mano va verso il malleolo, 4, 3, 2, 1, si parte, via, 1, 2, 3, 4, stacchiamo bene le scapole dal terreno, ok,
Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 3. Forza, forza, forza. Mancano solo 40 secondi. Resisti. Allora, se non ce la faccio a durare un minuto, mi fermo un attimo, respiro. Espiro e riparto. Forza, forza, forza. Siamo a metà distanza. Ma non per quanto riguarda gli esercizi. Come potete vedere, questo è il quarto esercizio. Quindi, siamo lontani, manca due volte tanto. Forza, 10 secondi per finire il primo giro di circuito. 5, 4, 3, 2, 1. Oggi super tonificazione. Quindi, bene, adesso ci servono i manubri o l'elastico per fare l'esercizio di croci inverse. Forza, veloci. Ed è questo. Apro, schiena inclinata, apro, apro, apro. Con l'elastico è questo, la stessa cosa, è identica, eh? Da qua, via. È identica, non cambia niente. Non entriamo in panico, eh? Forza, tanto dobbiamo un minuto da gestire. Con i manubri, questo. Usiamo bene le scapole. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, siamo a 35 secondi. Ce la faranno le vostre spalle, le nostre spalle, le mie spalle a resistere così tanto? Solo l'allenamento ci porta a raggiungere degli obiettivi. Quindi, se sentite troppo fastidio alla colonna, mollate un attimo, ritornate in posizione e poi ripartiamo. Vuol dire che dobbiamo rinforzare un po' di più la parte addominale e lombare, quindi 3, 2, 1. Ok, questo esercizio come si fa? AOS, AOS. Mani in alto, col manubrio senza, vado al centro, scuoto, guardo il manubrio su e ritorno. Pronti? Via! Per un minuto! Mi raccomando, chi non riesce... Bravissima Carla! Chi non riesce a farlo, impari a farlo anche senza manubri. E voglio vedere questo, dalle mani in alto. Chiudo qua al centro. Scendo in squat e poi guardo in alto. Ritorno su. Porto l'altro, guardo in alto. Uno, due, ok? Forza, chi lo vuole fare con l'elastico invece è un po' diverso, da qua porto giù, vado a lavorare proprio in un altro modo sul dorso, logicamente lavoro sempre anche sulla spalla, ottimo, questo è un esercizio ottimo per le spalle, lavoro su tutto il corpo, vado a lavorare bene sull'arto inferiore, gli addominali, le spalle. Esercizio di coordinazione, 3, 2, 1, molla tutto. Prossimo esercizio, reverse crunch candela. Siete pronti? Quindi reverse crunch è questo, porto la coscia in flessione sul bacino, il secondo è questo, salgo su, 1, 2, via, partiti, 1, 2, 1, 2. Ok, dobbiamo staccare per bene la parte lombare quando andiamo in candela. Da qua, salgo su, fletto, su. È una sorta di stand up fatto sulle spalle. Ricordatevi, le mani in appoggio sul terreno fanno la differenza. Questo è un altro lavoro. Ok? Dovete avere logicamente molta più stabilità, voi vi spostate nello spazio e non riuscite a concentrarvi sugli addominali. Mancano ancora 20 secondi. Forza. Crancio. Guardate, angolo di 90 gradi. Distensione. Mi raccomando, il carico è scapolare. Quindi, 1, 2. Forza, forza. Mani a terra, mani a terra. 3, 2, 1. Stop. Bene, si passa allo shuffle 360. Quindi, sembra il nome di un videogioco?
posizione di accosciata, 1, 2, 3, avanti, e un mezzo affondo, pronti, questo è fatto velocemente, via, 1, 2, 3, 4, tip, tap, 1, 2, avanti, avanti, dietro, dietro, forza, balliamo, si balla, hop, hop, avanti, pallone, punta, e tacco, punta, forza, siamo sempre giù, 1, 2, mi raccomando, la schiena dritta, brave, quindi belle sedute, mancano solo 30 secondi, siamo arrivati a metà distanza, si può dare di più allora, dai, forza, sentirete che bel lavoro tonico sulla parte inferiore del corpo, dai, 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 mancano solo 10 secondi, di questo balletto simpatico, tacco punta, tacco punta, tacco punta, stop, respira, respira, abbiamo posizione di plank, 4 abduzioni, 1, 2, 3 e 4 e 4 mountain climber, pronti, partenza, via, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, fondamentale, adesso sposto un po' il tappeto così si vede meglio, mettere, il gluteo non deve salire tanto, devo sempre rimanere in questa posizione, apro, 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 1, 2, 3, 4, apre, 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, forza, forza, no, il gluteo deve stare basso, soprattutto nel mountain climber, è questo, ok, non è un stare su col gluteo, infatti per quello dicevo, mi raccomando, stiamo quasi paralleli al terreno, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, stop, cambio, se abbiamo un peso si può fare così, descriviamo un 8, adesso parto col destro, il prossimo giro partirò col sinistro, sto basso, affondo laterale e faccio ruotare il sottogamba, pronti, via, siamo partiti, mi raccomando è fondamentale allargare abbastanza le gambe perché devo sbilanciarmi da un lato per poi andare dall'altra, ok? 1, 2, 3, forza, possiamo anche invertire il giro, passa da dietro, da dietro, non voglio vedere il testa e chine verso il basso, assolutamente, è sempre dritto perché il lavoro deve essere in affondo lateralizzato, ok? Bravissime, lo so che bisogna resistere a questi esercizi, via, ho invertito di nuovo il giro. Dopodiché, finiti tutti gli esercizi, ne mancano ancora due, ok, giusto? Sì, sì, 3, 2, 1, stop, Iron Cross, manubri o elastico, con l'elastico è questo, da davanti apro, da davanti apro, con i manubri è la stessa cosa, da davanti apertura, pronti? Via, davanti, 1, 2, 3, 4, sì, buono, va bene, mi raccomando, stiamo attenti, guardatemi lateralmente, da qua, vedete che non stacco mai il tallone, bello seduto, apro, petto in fuori, 1, 2, oh, uff, 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 rilasso un attimo il collo, via,
Ce la facciamo? 6, dai, 5. Respira, non voglio, voglio vedere le bocche aperte. Fuori. Stop. Ok. Ponte monopodalico. Schiena a terra. Piede destro in appoggio. Un minuto intero di elevazione del gluteo, del bacino verso l'alto. Mi metto qua dove è bianco che si vede meglio. Pronti? Via. Su. 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 Vedete dove arrivo? Qua. Riscendo, tocco giù. E salgo. Forza. Stiamo lì. Mancano solo 48 secondi. Forza, forza. Spingi. Spingi. Strizza qua forte il gluteo. Ah, bene. Forza, forza, resisto. Ne faccio di meno, pazienza. Sappiate che questo è l'ultimo esercizio del primo giro. Mancano solo 20 secondi. Quanti? 17, 16. Forza. Forza. Spingi. Spingi. 7, 6, 5. 2, 1. Olè, dai, recuperiamo, ci alziamo e possiamo bere. Primo giro concluso. A partire da adesso, 2 minuti di recupero. Si rifà il secondo giro. Meno male che c'ho il taccuino qua per ricordarmi ricordare tutto il circuito e non finisce più. Olè. Devo dire che lavorare su un tappeto così ampio è un grande vantaggio. Soprattutto è bello, questo è bello morbido, puoi appoggiare le ginocchia. Ottimo investimento. Che poi questo qua si smonta molto facilmente, fai così, si toglie e si rimette. Non li condivido neanche io, i colori purtroppo io pensavo fosse sopra nero e sotto bianco. Per me uno può scegliere bianco o nero, ma che devo dire, in base anche alla fede calcistica. Allora ragazzi, mancano solo un minuto e dobbiamo ripartire, quindi alziamoci e andiamo in piedi. Se volete possiamo fare un po' di mobilità portando il ginocchio verso il busto. Sentite, anche il gluteo ad esempio ha bisogno di un po' di mobilità dopo già il primo giro. Il secondo giro ci proverà a farci stancare, quindi siamo pronti. Il primo esercizio, come prima, è il crunch. Prima o poi faremo un 24 esercizi, ma non oggi. Oggi il primo endurance, 12 esercizi, crunch, 3, 2, 1, via! Forza! Forza, 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 forza! Attivo adesso il cardio frequenzimetro. Vediamo a metà seduta come siamo messi. Allora, forza! 3, no, 20, 28, per i numeri al contrario, inizio ad avere le visioni, forza. Squat.
Quindi, mani per terra, parto dritto, piego con le ginocchia che sfiorano il terreno, il tappetino, e a dire che si parte tra 3, 2, coraggio, via. Allarghiamo bene le gambe, è come fare uno squat. Chi non ce la fa a farlo può fare uno squat normale, ok? Mi raccomando. No, perché devi piegare le gambe. Carla, guarda, vedi che sto giù, il gluteo non sale in alto. Non faccio questo, ok? Vedi che succede poi? Ma faccio questo, mi abbasso proprio completamente verso il terreno, ok? Con le ginocchia. Forse sei troppo lontano col corpo. Ancora 15 secondi. Risistemo il tappetino. 5, 4, 3, 2, va bene così. 1, stop. Ok. In piedi. Vi ricordate cosa c'era adesso? C'è lui. Pronti? Recupera. Mani in avanti. 3, 2, 1, via. E rimaniamo in questa posizione. Qual è il segreto? Anna, ti metti un po' lateralmente così che io ti vedo come sono messo io. Voglio vedere come ti metti con la schiena. Raddrizza un po' le scapole. Qua. Non mai così. Non voglio mai vedere questo tipo di discorso. Ma voglio vedere belle le scapole, è meglio. Ok. Forza, forza. Resisti. Siamo a metà distanza. Dovete sentire tutto il carico? Sì, sì, sicuramente sulle cosce, ma il peso del nostro corpo è sui piedi, eh? Non si muove un centimetro. 13. È quasi una posizione di preghiera questo. Ti prego, finisci il minuto. 3, 2, 1, su. Ok. Flessione laterale, quindi posizione di crunch. Giù. Respira, recupera. Pronti? 4, 3, 1, via. Porto la mano verso il malleolo. Forza, forza. Vedi. Dai, 20 secondi. Stacca bene le scapole dal terreno. Contrae di più l'addominale. Forza. 5, 4, 3. Ok. Bene. Ci servono i manubri o l'elastico, croci inverse, quindi prepariamoci. Manubri, elastico, identico. La posizione è questa. Apro. 3, 2, 1, mani giù, via. 1, dovete durare un minuto. Regoliamoci. Mi raccomando, un bel lavoro sulle scapole. Qua, chiudo. Ok? Lavoro su tutti i muscoli isotonici, in questo momento sono tendine sottoscapolari, una parte del deltoide, un po' di trapezio, nella parte discendente,
15 secondi, logicamente la parte non pari in maniera isometrica perché sto fermo, e poi invece c'ho il gran dorsale che ha il suo perché su questo esercizio, fa il suo dovere. 3, 2, 1, basta. Ci siete? iOS. Quindi elastico o manubri, dall'alto, incrocio, scendo, salgo. 3, 2, 1, sulle mani, giù, guardo il manubrio che sta in alto e risalgo su, qua, su, qua, su. Ci aiutiamo? Questo è un tips con le gambe abbastanza larghe che ci aiutano a fare anche una torsione maggiore del busto. Con le ginocchia rivolte leggermente in posizione di sumo, non proprio un sumo sumo, però ancora 15, forza o energia aumento. Pronti? Shuffle 360. Non è vero, reverse crunch più candela, scusate. Pronti, partenza, via. Opla. Su. Mancano solo 38 secondi. Dai, non disperiamoci. Stop. Shuffle 360. Su in piedi. 15, vi ricordate? Tacco, tacco, punta, punta, lato, lato, punta, punta, insomma. 3, 2, 1, vai. Inizia a sentire un po' l'arto inferiore cedere. Forza, forza, forza. Ta, 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 ta. Lato, lato. Si balla, si balla. Roberto, il giro. Che cosa sto facendo? Sto facendo il 360 vero, quindi forza, forza 360, perché colpisco tutto il cerchio immaginario intorno a me. 8, 7, 5, 4, 3, 2. Olè. 4 più 4. Abduzioni mountain climber. Mani a terra. 4, 3, 2, 1. Via. Avrà tanti pregi il tappetino, però si smonta. Allora, forza.
4, mancano 25 secondi. Bene, forza. L'allenamento di oggi è cattivo, eh? Allora, prendiamo il mattarello, il manubrio. Andiamo a giocare col sotto gamba. 3, 2, 1, via. Rimbalziamo da un lato all'altro. No, non è mai questo con la schiena, mai. Mai, questo non è mai. Sto dritto e vado a fare degli affondi laterali. Questo esercizio è preso direttamente dal basket. Dovete immaginare che sto facendo questo esercizio. Un'improvvisata, eccolo qua. Vedete il pallone? L'esercizio sarebbe questo. Ok? Quindi dovete stare dritti e pronti per tirare a canestro. Forza! Dai, mancano solo 17 secondi, avete invertito il senso? Dai. Quindi, in realtà sono le gambe che devono scendere giù. Guardate, questo è a rallenti. Slow motion. Vedete com'è un affondo da un lato all'altro. Bene. Iron cross, quindi servono tutti e due i manubri. Dalla posizione di guida, seduti. Apertura. Vamos. 5, 4. Ah, così, seduti. Seduti sulla sedia, invisibile. Forza. 1, 2, 3, 4. Forza. Dai, ancora 18! Rilasso un attimo le spalle. Via! Piede sinistro a terra, ultimo esercizio, poi chiede il time out. Allora, gamba destra in alto, sinistra a terra, ponte, in bocca al lupo, 5, 4, 3, 2, 1, via, su, su. Schiera il terreno, risalgo, eh. È fondamentale avere il piede molto vicino al bacino per poter sfruttare al massimo la spinta del gluteo. Devo dire che il gluteo è arrivato abbastanza affaticato da tutti gli altri esercizi. Faccio fatica a tenere un'ottima intensità. Su. Mancano 13, 10, 9, 8, 7, 6, ghiaccio, stringi il gluteo, 4, 3, 2, 1, olè, piano piano, passa la posizione inginocchiata per poter respirare meglio, quindi. E dopo di questo possiamo dire addio al nostro timer. Cin cin. Ok.
Cambiamo completamente musica. Respiriamo. Stiamo dritti con la schiena. E ricerchiamo una musica rilassante. Eccola qua per voi. Io direi di stare con la pancia a terra. Quindi prendo un po' di spazio, sfrutto la diagonale del mio tappeto e allungo completamente il corpo. Facciamo un lavoro di respirazione forte, quindi inspiriamo e gonfiamo l'addome. Siccome l'addome sta in appoggio sul terreno, che dobbiamo fare? Dovete sentire la parte lombare e il bacino che un po' si stacca da terra. Se gonfiate l'addome, nel contempo cerchiamo di rallentare le nostre frequenze. In 16 minuti ho consumato 180 kcal, ok? Ciò vuol dire che ho consumato quasi 12 kcal al minuto. Ok, andiamo ad appoggiare i gomiti a terra. Il bacino rimane in appoggio, nella posizione qua un po' della sfinge. Estendiamo leggermente la colonna. Guarda in avanti e vi consiglio di chiudere gli occhi adesso e ascoltare la respirazione. Allora, vi dico, questi sono i parametri di allenamento. Passiamo alla posizione della preghiera, apriamo gli occhi e allunghiamo le braccia. I parametri sono questi: 2,1 aerobico, che è un parametro arbitrario prodotto dal produttore, ideato dal produttore dell'orologio, e 0,1 anaerobico. Sicuramente le mie frequenze cardiache, essendo un allenamento di più bassa intensità, ma devo dire relativamente muscolare, non ho prodotto frequenze altissimissime. Vediamo qua. Sta registrando. Io ho recuperato, sto a 85 battiti. La frequenza massima 150. Non male. Adesso ci inginocchiamo. Apro il petto. Petto in fuori. Da questa posizione appoggio le mani a terra, carico il peso del mio corpo sulle punte dei piedi. Raddrizzo la schiena, piano piano mi aiuto sia con le mani che con tutto il corpo a risalire verso l'alto. Recuperiamo la pressione, perché sentite, anche io ho avuto un leggero mancamento pressorio. Ok, recupero, posizione eretta e andiamo a far scivolare entrambe le mani, divaricando leggermente l'arto inferiore. In maniera dinamica vado verso il piede, recupero, vado in avanti, salgo su massima estensione, faccio scivolare le mani lungo il mio corpo e lungo l'arto e vado in avanti, inspiro, espiro, quando scendo, inspiro, dentro,
Fuori. E stop, recupero la posizione retta. Da questa posizione semplicemente andiamo a incrociare, aspettate, mi metto sul fianco così vedete i piedi, a incrociare i piedi. Quindi parto prima con la postura bella eretta, scendo giù con la schiena dritta ma inclinandomi in avanti, lascio andare le braccia, ok? La schiena comunque rimane dritta, guardate, ok? Dopodiché, recuperato una certa scioltezza sull'arto superiore, lascio andare, fletto il busto e vado verso le gambe, ok? Con le mani verso le gambe. E lo stesso, l'addome si appoggia sulla coscia. Piano piano, inspiro e salgo su col busto e devo ripassare all'incrocio opposto, ok? Quindi inspiro, espiro, schiena dritta. Ok? Facciamo sciogliere le braccia, via, penzoloni, eh? Ok? Dopodiché fletto e vado con le mani verso i piedi e verso le gambe. Inspiro, recupero. Facciamola facile. Andiamo a sederci e allunghiamo le gambe, così possiamo rilassare un po' il busto. Semplicemente andiamo verso le gambe. Se ce la faccio vado a mettere le mani sulle punte dei piedi, aggancio, trazione. Inspiro e recupero la posizione seduta con la schiena dritta e andiamo a fare un leggero allungamento del collo, quindi mani dietro il capo, fletto l'addome, devo sentire tutta la parte della nuca, cioè quindi la parte cervicale fino alla parte toracica, ogni singola vertebra deve allungare, in realtà sono i muscoli giganti intervertebrali che si allungano, non di certo le vertebre, però una si discosta un po' dall'altra. Stop, non esageriamo, recuperiamo, piano piano, mettiamo il ginocchio sotto il piede, in questo caso sotto il piede sinistro, ginocchio destro, andiamo con la spalla sinistra verso il ginocchio sinistro, cercando, possiamo anche appoggiare i gomiti a terra, eh? L'importante è sentire la fascia lata e il gluteo un po' in allungamento. Ok, recupera piano piano, raddrizziamo la schiena, andiamo sull'altra, dopodiché abbiamo finito, facciamo la nostra camminata. Andiamo ad appoggiare, facciamo la spalla destra sul ginocchio destro. E recuperiamo inspirando, allungo
per qualche istante per recuperare un po' la mobilità del ginocchio, mi giro, faccio forza su un alto, salgo in piedi, recupero e camminata lungo il nostro spazio, anche per un metro, insomma, possiamo girare intorno, ok? Che non noto nel mio spazio. Detto ciò, abbiamo finito. Allora, quindi, bel allenamento di resistenza, sicuramente cardiovascolare, però con un buon impatto anche a livello di tonicità. Abbiamo accumulato lattato nel muscolo, il che ci darà anche tipo di intake dal punto di vista ipertrofico, quindi, ok? Quindi, vi saluto, buona serata, buona giornata, ciao a tutti!